Sicuramente un miglioramento del servizio e con un certo grado di innovazione e un miglioramento anche del punto di conferimento che assume una caratteristica, diciamo, ancora migliore dal punto di vista del decoro, con questo color marrone che un po' caratterizza il nostro centro storico per quanto riguarda anche i semplici gettacarte o anche infrastrutture che sono state installate attorno ai nostri monumenti. E sicuramente, diciamo, è un progetto di cui siamo molto orgogliosi, che si amplia con l'arrivo di altri 10 punti di conferimento interrati in tutto il centro storico, portando ad un totale di 14. Due di questi sono uno a Borgo San Giovanni e uno a Borgo Mazzini, che sostanzialmente rappresentano un po' un'unitarietà anche con il resto del centro storico cosiddetto entro le mura. Abbiamo ormai da qualche tempo cominciato a contattare tutti i cittadini, anzi abbiamo già fatto due giri di contatto, molte tessere sono già state consegnate, in alcuni casi invece non abbiamo ancora trovato nessuno a casa e per questo motivo abbiamo pensato di mantenere un presidio presso alcune isole interrate, in particolare questa di Bastioni Occidentali, quella di Bastioni Orientali vicino a Porta Galliana e quella di Piazzale Gramsci. Un presidio di almeno 3 ore tutti i giorni, in modo tale che chiunque abbia la necessità di ottenere questa tessera può presentarsi direttamente presso le isole interrate e chiedere la tessera, perché ci saranno dei tutor che, oltre a spiegare come funzionano le isole, avranno anche la possibilità di consegnare le tessere. Quindi dovremmo completare la copertura della consegna. Abbiamo in questa maniera ottenuto una riduzione dell'impatto visivo perché complessivamente le volumetrie esterne sono inferiori a quelle dei cassonetti di tipo tradizionale. Nello stesso tempo invece abbiamo aumentato la volumetria disponibile perché sotto il livello del terreno ci sono delle campane che vanno dai 3 ai 5 metri cubi per ogni tipologia di rifiuto.